e cari amici, benvenuti alla deliziosa tradizione con Daniela. Oggi vi farò una ricetta che voi conoscerete ed è la carbonara. Questa volta vi voglio fare però la carbonara che faceva mia mamma. Ecco che la ricetta si chiamerà la carbonara di mamma Grazia. Vediamo quali sono gli ingredienti. Mezze maniche del guanciale tagliato a cubetti, 4 tuorli d'uovo, del formaggio pecorino romano, del formaggio grana, del sale, del pepe e, per confinire il piatto, del pecorino romano tagliato a scaglie. Allora, bene amiche, adesso vediamo come preparo questa ricetta che voi conoscete molto bene, una ricetta semplice. Allora, iniziamo intanto a mettere giù la pasta, mezze maniche. Mi raccomando che la pasta deve essere di buona qualità, eh? Nel frattempo, in un'altra padella ben calda, versiamo il guanciale. Il guanciale che precedentemente io l'ho tagliato a cubotti. Quindi mi raccomando, non aggiungete olio nella padella, perché molti fanno questo errore, che mettono l'olio, olio evo, insieme al guanciale. No, si deve mettere solo il guanciale deve piano piano deve abbrustolirsi e si scioglie formando il suo olio, che poi con questo olio, diciamo, del guanciale andiamo a condire la pasta. Ok, questo è fondamentale. Ecco, vedete, il guanciale deve venire bello rosolato. Vedete come si è formato l'olio? Adesso togliamo il guanciale e lo mettiamo da parte. E con questo olio poi andiamo a condire la pasta appena cuoce. Mi raccomando, la pasta la dovete togliere al dente, perché poi terminerà la cottura dopo. Allora, nel frattempo che la pasta si cuoce, prendiamo i tuorli d'uovo, inseriamo il pecorino romano, un po' di parmigiano, del pepe nero e un pizzico di sale, e andiamo a sbattere. A questo punto vedete come l'uovo, il tuorlo d'uovo è ben sodo. Ci aiutiamo con un pochino di acqua di cottura. Adesso scoliamo la pasta e la mettiamo nello stesso olio del guanciale. Fuoco spento, mettiamo la cremina che precedentemente abbiamo preparato e amalgamiamo. Aggiungiamo un po' di guanciale. Se vi è piaciuta questa ricetta, seguitemi sui miei canali Instagram, Facebook e iscrivetevi al mio canale YouTube.